Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Anche questa puntatona dal colore, dall'odore, dal sapore di scrittura creativa. Oggi proveremo a ragionare della progettazione narrativa, il tempo di una storia ed il suo ritmo narrativo. L'argomento è cervellotico e polposo, non perdiamo tempo e iniziamo a bomba. Progettazione narrativa. Il tempo in una storia è solitamente il contesto storico in cui è ambientata la trama. Ok, e sin qui direi che è tutto chiaro. Il ritmo narrativo sono i tempi con i quali è raccontata la trama, fatta da personaggi, luoghi ed interazioni. Ossia, il ritmo narrativo è anche inteso come sono raccontati gli eventi di una storia. Ecco, detta così la definizione sembra astratta, forse fumosa, nel senso che noi già sappiamo che c'è differenza tra fabula ed intreccio. Ricordiamolo brevemente. La fabula è la trama di personaggi e luoghi ed interazioni ed è divisa per sequenze. Queste sono rigorosamente ordinate cronologicamente, dove in arbitri fi, rigidi legami di causa ed effetto legano una generica sequenza alla precedente quanto alla successiva, solitamente appunto con il timing interno alla fabula. L'intreccio è invece la fabula che è stata incasinata cronologicamente dall'autore, ossia è come l'autore riordina le sequenze della fabula in modo diverso ed è come l'autore ve la racconta, per cui nell'intreccio possono esserci flashback e flash forward che incasinano la narrazione facendo divergere intreccio e fabula. Quindi il ritmo narrativo è una proprietà dell'intreccio. Il ritmo narrativo non è una proprietà della fabula. Quando si parla di ritmo narrativo ci si riferisce sempre all'intreccio. Ma che cosa è definito un intreccio? Intreccio è funzione del narratore, del plot e delle tecniche letterarie. Quindi il narratore, a seconda del tipo di narratore scelto, dei vari tipi di plot, azione, pensiero, personaggi e tecniche narrative, quelle scelte e impiegate dall'autore. Il ritmo narrativo è annesso a come l'autore crea l'intreccio, mescolando gli ingredienti che generano l'intreccio, ossia come l'autore usa il punto di vista del narratore, i vari tipi di plot di azione, personaggi, pensieri e quali tecniche letterarie l'autore usa. Tutti questi ingredienti di cose genera appunto il ritmo narrativo. È possibile schematizzare il ritmo narrativo? Sì, dato che il ritmo narrativo è una proprietà dell'intreccio e del tempo dell'intreccio. Il tempo dell'intreccio è cosa diversa dal tempo della favola. Quindi possono accadere queste situazioni. Pause cervellotiche. Si ha una pausa nello scorrere del tempo della favola, mentre il tempo dell'intreccio si dilata e l'intreccio scorre. Il tempo della favola è fermo, ma l'intreccio si dilata perché l'autore introduce plot di pensieri che durano pochi attimi nel tempo della favola, ma che nell'intreccio i plot di pensieri sono stati dilatati e proposti al lettore dando molto spazio e tempo nell'intreccio. Dilatazione temporale con rallentamento del tempo della favola e rallentamento del tempo dell'intreccio, che è tipico dei plot di azione con tanti punti di vista. Pensate alle scene d'azione che però sono state rallentate frame per frame, come nella notissima saga del film di Matrix. Il plot di azione procede lentamente perché è descritto in modo minuzioso, dando spazio a molti personaggi e dai loro punti di vista, che però narrano lo stesso evento, che però nel tempo della favola lo stesso evento d'azione è durato relativamente poco. Linea diretta, favola, intreccio.
è la situazione in cui il tempo della favola scorre identicamente come il tempo dell'intreccio. Questo accade nei plot di personaggi, quindi nei dialoghi diretti tra personaggi e loro contestuali gesti di linguaggio del corpo, quanto nei plot di azione con un solo punto di vista. Compressione temporale del tempo e dei fatti della favola che finiscono zippati nell'intreccio. Potremmo equiparare tale contesto alla gestione dell'infodump. Ecco, è la situazione classica in cui numerose sequenze della favola sono compresse, zippate, sono contratte nell'intreccio e sono proposte al lettore con una loro sintesi per mano della voce narrante, oppure in un dialogo tra personaggi, oppure in una fonte espositiva interna al testo. Come si controlla quindi il ritmo narrativo? Ecco, è facile, riepiloghiamo rapidamente. I plot di pensieri sono pause cervellotiche. I plot di azione possono essere sia in linea diretta oppure in dilatazione temporale. Ecco, dipende da quanti punti di vista inserite nell'intreccio per espandere l'evento d'azione. Plot di personaggi sono sempre in linea diretta. La gestione dell'infodump è solitamente in compressione temporale. Ecco, vi rinvio, se non l'avete fatto, a fruire questi podcast. Gli elementi strutturali di una storia, il link del podcast lo trovate in descrizione. I segreti della gestione del punto di vista, il link del podcast lo trovate in descrizione. Come scrivere un plot di azione, come si scrive un plot di personaggi, come si scrive un plot di pensieri. Il link del podcast li trovate in descrizione. Le tecniche letterarie, il link del podcast lo trovate in descrizione. E ricordatevi che potete tenere sott'occhio il ritmo narrativo tramite il foglio elettronico che vi permette di programmare la scrittura del racconto o del libro. Vi rinvio al podcast Come programmare la scrittura di un racconto o un libro. Il link del podcast lo trovate in descrizione. Ok, per questa puntata è tutto. Un salutone, ciao, alla prossima.